riguarda in questo caso specifico beni di interesse storico architettonico, che quindi hanno una loro specificità all'interno di quelli che invece sono beni demaniali più genericamente detti. E a questa firma, che è fondamentale, direi che è un momento più importante, poi segue un periodo che può essere massimo di 120 giorni, se non sbaglio, per il vero e proprio passaggio di proprietà, quindi dopo diventa una sorta di atto dovuto, quello si deve dire logico, ecco, per intendere, un vero e proprio passaggio di proprietà, che vede questo bene, Palazzo Contarelli, passare dalla proprietà statale demaniale a quella comune di Correggio. Questo è solo per inquadrare quello che sta avvenendo oggi. Due parole le voglio dire in questo senso. Intanto è il risultato di un percorso molto lungo ormai, cioè un paio d'anni che stiamo seguendo questa cosa, e devo dire che c'è stato anche un po' di rallentamento dovuto a un fatto in me che è capitato il sisma del maggio del 2012, che ha rallentato la cosa, perché molte di queste persone qui sono state assorbite da problemi relativi al sisma, che potete immaginare, e quindi questo tipo di processo ha fatto un attimo di rallentamento. Ma detto questo, è la soddisfazione, penso, che abbiamo sia come rappresentanti del comune, ma anche degli enti che vi ho presentato, è quella di arrivare alla fine di un percorso che, tra l'altro, mi si correggerà se sbaglio, è il primo di questo tipo in Emilia Romagna, non so in Italia, però è il primo caso che si concretizza, cioè che arriva al suo compimento in Emilia Romagna. Quindi in questo senso c'è doppia soddisfazione. Gli obiettivi che stanno dietro questo lavoro sono quelli di restituire la funzionalità, diciamo, quindi alla popolazione, all'uso collettivo, un bene che ad oggi è purtroppo usato in minima parte, perché a parte qualche negozio, cioè attività che sono a piano terra, tutto questo palazzo che, lo dico ai giornalisti più che altro, è qui proprio di fronte al comune, cioè un palazzo che sta di fronte al comune, palazzo anche di grande bellezza nella sua collocazione. Quindi obiettivo fondamentale è quello dell'utilizzo futuro di questo patrimonio, e questo rapporto, potrei dire pubblico-pubblico, in questo caso è volto a ottenere questo risultato, un risultato importantissimo. Perché poi Palazzo Contarelli, oltre a essere centralissimo dal punto di vista del luogo in cui sorge, è centralissimo nella storia del Novecento, in particolare correggese, e non solo, ha una storia molto, molto particolare. Il palazzo privato, quale era la sua costruzione, poi dopo è diventato uno dei punti di riferimento del movimento cooperativo che questo territorio ha avuto, una storia straordinaria, insomma, nei primi del secolo e non solo, per poi essere requisito, diciamo così, nel periodo del fascismo, e quindi da quel momento è diventato un bene demaniale, e oggi si va a cosa che oggi viene di fatto modificata.
dico queste cose perché l'affezione che i corregesi possono avere per questo patrimonio non è solo legata alla sua presenza in un luogo centrale del nostro centro storico, ma anche proprio alla storia che questo edificio ha avuto come contenitore. Ha svolto molteplici funzioni, per ultima anche la scuola, la guardia di finanza, ha avuto una vita, se la potesse raccontare, e credo, potrei concludere così, che questo contenuto di questo palazzo deve continuare a parlare di sé, cioè, quindi in un futuro non è lontanissimo, cioè questa nuova fruizione che è a maggior parte pubblica rispetto, diciamo, alle superfici, rispetto alla fruizione privata, che poi ne genera anche la possibilità economica di poterlo ristrutturare, cioè questa partecipazione anche privata. Ma è quello che auspichiamo, che auspico, io sono un sindaco uscente praticamente, per cui il lavoro di ristrutturazione verrà per forza seguito dall'amministrazione e da altri amministratori, però l'obiettivo è appunto che questo edificio continui a parlare della sua storia ai cittadini correggesi nel modo più vero e più efficace possibile all'interno di una funzionalità che gli verrà restituita, ed è quella descritta appunto nell'accordo di valorizzazione che oggi andiamo a firmare. Quindi ringraziamento davvero a tutti coloro che hanno collaborato e che ci hanno portato a questo punto, a questo risultato, all'interno primis il dottor Cristoforetti, che ha proprio lavorato fisicamente e ha seguito tutta la fa, e ovviamente ai funzionari degli altri enti, parlo proprio di pubblico, perché siamo in ambiente pubblico davvero, e che hanno lavorato per questo risultato. Quindi davvero un grazie a tutti, e lo manifesto quindi una grande soddisfazione per questo momento che si viene a concretizzare. Do la parola anche per genere a Carla Di Francesco per aggiungere delle cose. Sì, intanto comincerei col presentarvi i funzionari della direzione regionale che hanno lavorato a questo, appunto, questo percorso abbastanza lungo, proprio perché interrotto per un certo periodo dalle nostre difficoltà, diciamo, dal nostro impegno, in particolare sul terremoto. Quindi il dottor Fabrizio Del Rio, che ha molto portato, molto seguito le tappe di questo che è stato il tavolo di valorizzazione, insieme all'architetto Libro, oggi assente, ma che cede il posto all'architetto Licia Giannelli proprio in questi giorni nel suo lavoro sulla valorizzazione all'interno della direzione, e l'ufficio stampa Raffaele D'Amoroso. Quello che c'è da aggiungere è che questo momento appunto sancisce un momento davvero importante per la tutela e per la valorizzazione. Sono due parole che spesso sono usate, temo, un po' a bandera, ma in questo caso invece sono assolutamente appropriate, perché arriviamo ad un accordo
rapporto di valorizzazione ai sensi di due leggi molto importanti. Una è la legge di tutela, cioè il decreto legislativo 42 del 2004, che all'articolo 112 fissa i modi con cui si tra Stato, enti territoriali ed enti in generale si può arrivare alla valorizzazione di immobili, alla valorizzazione culturale di beni tutelati secondo finalità che sono quelle pubbliche e quelle che soprattutto non negano la tutela, anzi sono finalità che portano a valorizzazione culturale edifici, ambiti territoriali, parti di territorio, avendo come fisso il concetto della tutela, cioè mai a scapito della tutela, e questo è proprio quello che noi stiamo facendo e andiamo a sottoscrivere. L'altra legge è il decreto legislativo 85, già ricordato, sul federalismo demaniale. In base a quella legge del 2010, nel 2011 sono state fissate dall'Agenzia centrale, dalla Direzione Generale del Demanio e dal nostro Segretariato Generale una serie di regole che vedono proprio un percorso ben delineato con cui lavorare fra agenzie del Demanio regionali, Direzione Regionale Beni Culturali ed enti territoriali, in questo caso il Comune, che abbiano fatto richiesta di assegnazione dei beni ricadenti sul loro territorio. E questo in tutto questo il tavolo di concertazione, il tavolo che arriva al progetto di valorizzazione è proprio presso la direzione regionale per i beni culturali, proprio perché si riconosce l'importanza e la prevalenza sotto un certo aspetto di garantire sì la valorizzazione, sì la cessione ad altra proprietà pubblica, ma la tutela. Ecco, in questo senso il progetto che è stato presentato dal Comune e progetto che porta poi al restauro, a finanziamento del restauro attraverso diverse modalità, ma ben chiaro stabilito, è quel processo, quel progetto che tutti quanti noi abbiamo condiviso ed approvato e che ci porta a garantire che la pubblica fruizione di questo palazzo ci sarà e anzi migliorerà, poiché oggi in parte è non utilizzato, il Comune se ne farà carico, che la soprintendenza competente per territorio sarà l'interlocutore principale e che quindi ci sarà una serie di lavori di restauro che in questo caso sono stati divisi in due grandi momenti, uno iniziale e uno a più lunga scadenza, che tuttavia per come è concepito ci accomuna. Quindi mi pare che si possa dire che appunto siamo particolarmente contenti perché è proprio il primo effettivamente che stipuliamo in Regione Emilia Romagna. Ce ne sono altri che arrivano a ridosso, ma insomma questo è arrivato per primo. Poi che il cuore, il centro di questa città con un palazzo così grande, oggi sottoutilizzato, sarà rivitalizzato anche dalle funzioni che all'interno saranno collocate e che ricordiamo sono pubbliche sostanzialmente, e che quindi il palazzo sarà tutelato, conservato, perché restaurato con lavori finalizzati ad una buona valorizzazione. Io credo che questo sia un ottimo accordo per tutti, per il Demanio, per la tutela e per la città di Correggio. Grazie. Cosa vuoi aggiungere? Io desidero solo, come ho fatto sia l'architetto di Francesco che il sindaco, presentare i funzionari della direzione regionale che hanno collaborato a questo momento,
Stefania e di Mirko Coran, che hanno molto intensamente partecipato al tavolo tecnico, il luogo dove la proposta del Comune di Correggio e la direzione del Ministero per i Beni Culturali con la proprietà Agenzia Tutte Mani hanno, come posso dire, partorito questa valorizzazione, confrontandosi e soprattutto costruendo questo percorso nel migliore dei modi e affinché, come più volte è stato detto, questo immobile rimanga a disposizione pubblica e a beneficio della collettività. Quindi diciamo un passaggio ideale, se posso permettermi, dallo Stato all'ente locale che proseguirà questa utilizzazione, questa destinazione, anche se, come diceva il sindaco, minima parte non sarà pubblica, ma ciò consentirà appunto il recupero e la rifunzionalizzazione e rivitalizzazione di tutto il complesso. Anch'io sono estremamente soddisfatto del lavoro e soprattutto di questo risultato che consente, anche se con un intermezzo non felice del terremoto, è che l'apripista di una serie di altri avvenimenti che in Emilia Romagna saranno abbastanza numerosi.